Alleluia. Leggi la parola, leggi. Gloria. Avvicinatevi alla parola. Amen. Perché la parola, il verbo, la parola è la rivelazione di Dio, è la verità. Conoscerete la verità. La verità vi farà liberi. Amen. Ma come puoi conoscere la verità se non leggi la parola? Come puoi essere salvato se non conosci la parola? Se non conosci la verità? Ecco perché noi stiamo predicando la parola. Siamo predicatori della parola. Amen. In ogni luogo. Perché la parola di Dio porta salvezza. Amen. Porta la rivelazione. Alleluia. La parola di Dio porta la luce nel tuo cuore. Amen. Tu non hai bisogno di una religione. Non hai bisogno di una messa della domenica. Non hai bisogno di pregare le statue. Non hai bisogno di pregare i rosari, le statuette. Hai bisogno della parola. Amen. Alleluia. Hai bisogno della parola. Perché la parola di Dio è vita. Amen. La parola di Dio è luce. Alleluia. La parola di Dio è l'acqua della vita. Amen. La parola di Dio è il pane della vita. Amen. Alleluia. Chi ha orecchi da udire ora? Cercate la parola. Cercate la parola. Cercate la conoscenza. La conoscenza di Dio. Questa è la vita eterna. Nel Vangelo di Giovanni 17 verso 3 dice così la Bibbia: questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e Gesù Cristo che tu hai mandato. Amen. Questa è la vita eterna. Alleluia. Quando tu conosci il vero Dio, alleluia, alleluia, tu puoi ricevere la vita eterna, puoi ricevere la salvezza, puoi ricevere il perdono. Signore, ha toccato quel giovane col cappello, ci sta seguendo. Quando tu conosci, gloria a Dio, ha preso anche il volantino. Il vero Dio. Ma per conoscere il vero Dio devi avvicinarti alla parola. Leggete la parola. Leggete la parola. Cari di Lodi, carissimi che ascoltate, leggete la Bibbia. Non perdere più tempo in cose inutili. Non perdere più tempo in cose inutili, perché in questo mondo tutto è vanità, vanità delle vanità. Non pensare solo alle cose terrene, non pensare solo al denaro, non pensare solo a riempire le tue tasche, pensa a riempire il tuo cuore con la parola di Dio. Cerca la parola di Dio. Cerca la luce di Gesù Cristo, cerca la fede, cerca la verità vi farà liberi.